Il congresso regionale dell'Associazione di Otorinolaringoiatria e Geriatria ha coinvolto centinaia di medici specialistici provenienti anche da fuori regione, per esempio dalle Marche. Al centro dei lavori la perdita d'udito, in particolare nella terza età. Significativo l'approccio, ovvero la necessità di più discipline per affrontarne le conseguenze. Abbiamo avuto la possibilità di avere qui a Pescara ancora una volta, di poter parlare di udito, che rappresenta un problema sociale molto importante, soprattutto l'udito nei pazienti anziani, in una fascia di età superiore ai 65 anni. Il problema è molto sentito perché i dati, soprattutto qui in Italia, ci dicono che il 63% dei pazienti al di sopra dei 65 anni soffrono di problemi di udito. E questo problema deve essere affrontato con un approccio multidisciplinare che coinvolga diversi specialisti di branche affini e non, per poter approcciare il paziente ipoacusico al di sopra dei 65 anni con un planning diagnostico terapeutico adeguato. Oggi in questo convegno, che è stato condiviso da neurologi, da geriatri, da medici di base, da otorini, laringoiatri, si è messo a fuoco la particolarità dell'alterazione dell'udito nella terza età e per fortuna ci sono i rimedi, perché al centro dell'attenzione di tutti i medici e la cura del paziente, metterlo nella condizione di stare al meglio, e quindi l'orecchio può essere migliorato in che modo? Utilizzando degli apparecchi protesi, quindi la famosa protesi, e la protesi non è altro che un amplificatore e dà al paziente la sensazione di sentire meglio, e ai chirurghi delle volte c'è la necessità che una perforazione del timpano o una patologia cronica può essere risolta con un intervento dando al paziente il miglior risultato funzionale, ma soprattutto integrarsi nella società con le problematiche di tutti i giorni. Oggi abbiamo messo a punto, abbiamo fatto un focus anche sulle sordità improvvise, che è una patologia molto importante soprattutto quando si parla di anziano e soprattutto in un periodo storico come questo, perché la sordità improvvisa è aumentata con il Covid-19, quindi conoscere e presentare le terapie più moderne è stato molto interessante, soprattutto in ottica di prevenzione.